Buona giornata, cari telespettatori, e benvenuti qui all'Ombra dell'Ausiliatrice per prenderci un caffè insieme e per augurarci una buona giornata e, che ne so, magari anche per trovare qualche nuova idea per viverla questa giornata oppure qualche spunto per passare il nostro tempo libero. Lo facciamo oggi grazie a due graditi ospiti e sono qua con noi Attilia Gullino e Marco Piccat. Eccoli qua, buona giornata Attilio e buona giornata Marco. Buona giornata. Allora, io partirei ovviamente da quello che una volta si definiva il gentil sesso. Attilia Gullino, assessora alla cultura e alla pari opportunità del comune di Saluzzo, protagonista, lo abbiamo già anticipato in un nostro caffè, in quello dedicato a Portici di Carta, di un bellissimo appuntamento giunto alla sua seconda edizione che vede protagonista il comune di Saluzzo, la festa del libro medievale ed antico. Beh, allora Attilia, nell'augurarci un buongiorno dal 21 al 23 di ottobre, che cosa ci aspetta? Qual è il significato di questo appuntamento visto dalla parte dell'amministratore che l'organizza, si impegna? Allora sì, buongiorno a tutti e grazie per l'invito, per l'opportunità di poter essere qui con voi a raccontarvi un po' di questo evento che giunge, come hai già detto tu giustamente, alla sua seconda edizione, che è nato da un'idea del professor Marco Piccat, che è qui di fianco a me, che coglie secondo me molto bene una parte dell'essenza di quello che è Saluzzo e di quello che è stata, perché Saluzzo, come tutti sapete, è stata la capitale di un antico marchesato che ha avuto il suo periodo di massimo splendore proprio intorno al 400-500. Quindi l'idea è proprio quella di riportare quell'atmosfera, l'atmosfera del Medioevo nelle nostre strade e nei nostri edifici storici, attraverso un'iniziativa che prevede una parte fieristica, no? Quindi giù nella nostra vecchia ex caserma del quartiere ci saranno delle case editrici specializzate in libri antichi ma anche generaliste che porteranno le ultime novità o comunque i loro libri perché i cittadini possano appunto fare questo percorso fieristico ed eventualmente acquistare o consultare questi libri. E poi ci sarà tutto un insieme di iniziative che riguardano e che vanno a toccare i temi legati al Medioevo che coinvolgeranno tutta quanta la città. Come hai detto giustamente tu, le date sono quelle dal 21 al 23, quindi sono tre giornate, ma ci saranno anche delle anticipazioni, quindi già durante questa settimana ci saranno alcuni eventi e si terminerà poi a metà della settimana successiva, quindi il 26, con un importante incontro che però lascerò poi il piacere di raccontare a Marco Piccat. Marco, se non sbaglio, questa edizione ha un tema particolare, è dedicata al ruolo della donna nel periodo medievale. Allora, aiutaci, accompagnaci un po' nel programma e nell'aria che questa seconda edizione avrà. Volentieri, grazie anche a me da parte mia per l'invito. La scelta di un tema sul Medioevo e su Saluzzo per noi era quest'anno obbligato sulla donna, perché come molti di voi ricorderanno, il nome di Saluzzo è legato al nome di una donna nel Medioevo, Grisenda. La storia di una marchesa che ha avuto Petrarca e Boccaccio tra i suoi primi estimatori, una donna contadina che è diventata marchesa, che ha imparato la lingua dei marchesi, è stata respinta dalla corte e che dopo anni ritorna a corte e viene poi riconosciuta come vera marchesa. Quindi una sorta di lento cammino, molto tormentato, perché il marito è stato molto, molto duro con questa dama prima di riconoscere le sue qualità. Ecco, a noi sembrava che, oltre al fatto che il nome di Griselda in Europa porta Saluzzo, e quindi il nostro modo di essere Europa oggi, l'attualità delle cose che stanno capitando ci faccia rendere conto come quello delle pari opportunità sia un traguardo che sembra raggiunto, ma poi ci accorgiamo ogni volta che sia ancora lontano. Certamente nel Medioevo le donne erano molto maltrattate, oggi in alcuni paesi, sotto alcune condizioni, molto meno, ma certamente non è una cosa raggiunta. Io credo che sia importante
conoscere, per giudicare, per avere il senso delle, dei passaggi. E credo che questa scelta saluzzese sia proprio capitata in un momento importante per quello che le donne stanno pagando per raggiungere la loro, il riconoscimento dei loro diritti. Ecco, grazie all'intervento di alcuni specialisti che sono Virtus Zallot, che sono la Mozzarelli, Cardini, il focus di alcune lezioni che o per qualità di nascita nobili o perché attraverso la Chiesa hanno raggiunto posizioni importanti, Santa Caterina, oppure perché attraverso la, la scrittura, la lettura, sono uscite dal loro mondo natale, Christine de Pizan, ecco, attraverso questo incontro, un grande spettacolo di festa, credo che si sia offerta un'occasione per riflettere sul ruolo della donna oggi. Quindi non un Medioevo per ricordare il Medioevo, un Medioevo per guardare avanti. Attilia, noi sappiamo che questa iniziativa è in forte collaborazione con il Salone del Libro, no? Con la Fondazione Salone del Libro. Ora, quanto è importante anche questo, questo legame, questo portare un'eccellenza ormai riconosciuta in tutta Europa dentro la città di Saluzzo? Ma sicuramente è molto importante, anzi colgo l'occasione per ringraziare Marco Pautasso, per ringraziare tutto il suo staff che hanno veramente creduto a partire dallo scorso anno nella possibilità di realizzare anche a Saluzzo un evento di questa portata. Se voi vedete il logo della festa del libro medievale antico di Saluzzo, ricorda un po' quello del Salone del Libro, no? Quindi anche questo, ci sono, invece dei libri ci sono i nostri monumenti che sono... Beh, i libri alle torri medievali, un attimo, insomma. Sì, esatto. Ed è stato, diciamo, un rapporto che è nato subito anche dal punto di vista umano in maniera molto, molto facile, abbiamo collaborato bene, è stato molto stimolante per noi, quindi sicuramente è una grande opportunità. Questa nostra festa del libro antico e medievale nasce dalla collaborazione con il Salone del Libro di Torino, sicuramente, e che chiaramente ci ha aiutato a trovare contenuti, anche noi a imparare come si può gestire dal punto di vista logistico una manifestazione anche fieristica di questo tipo, e dalla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, il cui presidente è Marco Piccat, che è uno storico che quindi insomma riconosciuto, che ha saputo anche lui dare dei contenuti importanti e un contributo efficace alla manifestazione. Poi ha collaborato con noi anche la Fondazione Meneto Bertoni di Saluzzo, la FAB, che è il nostro, un ente partecipato, il nostro braccio operativo, che ospita appunto le varie iniziative presso il quartiere e si occupa della logistica. E poi c'è il Comune, quindi è una sinergia tra diversi enti e in più è una sinergia anche con tantissime associazioni del territorio, associazioni e scuole, perché quest'anno siamo riusciti a coinvolgere, a differenza dello scorso anno, che era il primo, anche le scuole saluzzesi, che ci hanno dato la disponibilità dei ragazzi nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, che faranno gli araldi della festa del libro, no? E che quindi interverranno nelle diverse eventi, nelle diverse iniziative, si occuperanno anche un po' della logistica forse, e le associazioni parteciperanno con diverse iniziative, eventi, dalla cena medievale nel centro storico a tutta una serie insomma di altre cose. Quindi è un bel lavoro di gruppo, di sinergia, in cui il rapporto con il Salone del Libro di Torino è stato determinante e speriamo che continui e che ci aiuti anche a implementare altre iniziative. Marco, il programma è davvero molto ricco, puoi segnalarci alcuni appuntamenti? Lo so che per chi cura un programma segnalare qualcuno o non segnalare tutti è sempre come chiedere qual è il figlio prediletto, c'è una domanda scorrettissima, però mi tocca un attimo farla, no? Anche perché chi desidera magari può davvero cogliere in questo programma alcune chicche. Certamente, allora come hai detto tu sono tre giorni veramente pieni, a parte ancora i momenti iniziali, tra gli autori più conosciuti, perché noi abbiamo una parte di
interesse generale con autori di fama a livello nazionale e non solo. Cominciamo con Paolo Mieli, con Ferite ancora aperte, venerdì 21 alle 18, solo citando qualcuno degli autori più conosciuti. Poi passiamo a Marcello Simoni, Lezio Breve sulla storia della falconeria, alle 15 sempre del sabato. È importante perché tra i vari spettacoli che ci sono c'è anche una dimostrazione di falconi e falconerie grazie a Falcong, che è un gruppo che si occupa di far volare aquile reali, falchi sacri, falchi pellegrini, quindi richiamare per i giovani il mondo medievale. Nicolás Ballario, viaggio nell'iconografia femminile nell'arte dal Medioevo ad oggi, alle 16. La domenica c'è un grande movimento, saluto, sta scoprendo le facciate medievali dipinte del Cinquecento, e quindi ci sarà tutto un percorso dal Monastero della Stella, che è sede della Fondazione, alla Città Alta, con delle guide e restauratori esperti per rivedere queste facciate che sono state coperte per dei secoli e adesso tornano ad essere visibili a tutti. Ci sarà la presentazione di un intervento importante di Maria Giuseppina Muzzarelli alle ore 16 di domenica, il guardaroba medievale. Marcello Simoni, il castello di questo è apprezzato soprattutto dalla mia amica casalinga di Voghera, no? Che a questo punto sul guardaroba medievale, poi per un'edizione dedicata alla donna, cioè ancora più interessante adesso, eh? Allora teniamoci, perché ce n'è una. Ok, allora siamo pronti. Ho saltato un ricordo importante di Chiara Forgoni. Allora lasciamelo dire, Chiara Forgoni è una grande studiosa, è stata ospite di saluto, devo dire incantata, della città prima di tutto. E quindi avremo un ricordo speciale per lei, cui parteciperò io con Virtus Maria Zallot e Tommaso Ricci sul A Letto del Medioevo, come e con chi, con una splendida indagine non sull'uomo importante del Medioevo, ma sulla famiglia e su un luogo di ritrovo per tutti, che a quel tempo era il letto. Ma veramente una lettura. Per finire, posso solo aggiungere un caro amico, Franco Cardini, Donne e potere nel Medioevo. Questo però è solo una parte di tutta una serie di autori. Guarda, ti svelo una cosa. Franco Cardini era stato proprio nostro ospite in questa trasmissione per presentare la prima edizione della festa del libro medievale ed antico di Saluzzo l'anno scorso. Quindi e con questo chiudiamo il cerchio. Siamo quasi in conclusione, però ho una curiosità che riguarda un pochettino tutti e due. Quindi una domanda che allargo ed è sotto il tema della riscoperta, no? Riscoperta da un lato di Saluzzo con la sua bellezza medievale, che forse in Piemonte non è, dico purtroppo, così valorizzata o conosciuta, e dall'altra parte la riscoperta del Medioevo, perché tu Marco ci parlavi della donna, ma ci parlavi anche dell'Europa. Spesso il Medioevo rientra dentro questa immagine di epoca buia, quando invece vi era un clima culturale frizzante, vivace, una mobilità, oserei dire anche europea, che altri secoli, anche successivi, non hanno avuti. Allora, quanto è importante questa riscoperta dal punto di vista della città di Saluzzo e dal punto di vista anche dell'epoca medievale della nostra storia? Io? Sono problemi di galanteria, chi inizia? No, hai toccato un tasto fondamentale. Per me la bellezza di Saluzzo, che poi uno conoscendoli, conosce vivendoci e studiando, è il fatto che ci hanno lavorato artisti di tanti paesi. Cioè, la bellezza del nostro territorio è che è stato un territorio aperto, dove sono venuti artigiani di Fiandra, di Provenza. I primi trovatori sono stati accolti a Monferrato, ma al Castello di Saluzzo. E così via i pittori fiamminghi, vale a dire, conoscere un territorio... Quindi terra di chansonnier. Conoscere le radici, ma sono radici europee. E questo è un messaggio che vogliamo far sottolineare, perché la bellezza veramente si ottiene con lo scambio di tante maestranze, di tanti artigiani, di tanti lavori, e anche nelle stesse famiglie, devo dire, dominanti. Noi abbiamo avuto 13 marchesi dello stesso ceppo familiare, siamo gli unici che hanno mai mandato via nessuno. Abbiamo sempre tenuto i marchesi che avevamo e non li abbiamo cacciati, fino a che si sono cacciati da loro. E questa è un po' la storia di Saluzzo.
Sì, allora io l'ho detto all'inizio, noi abbiamo un bellissimo centro storico che è appunto risale al periodo dell'antico marchesato, per certi versi è ancora integro, manca, no? Ci sono ancora su quella che si chiamava la spianata, che era la strada che portava al castello dei Marchesi, ci sono ancora le dimore dei nobili, sì, dei nobili di allora. Il Medioevo è visto come un'epoca buia solo da un certo tipo di lettura, no? Perché poi, come dicevate bene voi, se si va a guardare, l'Europa è nata lì forse, no? Il concetto di Europa è proprio nato in quel periodo. E Saluzzo è stato protagonista di quel periodo, perché ai tempi del Marchesato i nostri marchesi, come diceva Gianmarco, si confrontavano con i grandi imperi che allora c'erano in Europa, proprio a partire dalla Francia. Quindi è una storia molto affascinante, che ha un risvolto locale, ma che poi può avere anche una visione più generale, quindi portare i giovani, soprattutto, ma anche non i giovani, a vedere questo periodo storico non solo secondo gli stereotipi che appunto a volte lo limitano un po', ma proprio attraverso degli occhi più obiettivi. Ecco, quindi io penso che sia molto moderna l'idea di fare una festa del libro antico medievale a Saluzzo in questo periodo storico. Allora, con questa sottolineatura della contemporaneità, no, della festa del libro medievale ed antico e anche della bellezza che abbiamo in casa, che corrisponde alla città di Saluzzo, noi vi ringraziamo. Purtroppo il piacere del nostro caffè è limitato anche dal tempo, però questo non ci impedisce di augurarci una buona giornata e di darci appuntamento dal 21 al 23 alla festa del libro antico e medievale di Saluzzo. Tutte le informazioni del programma sul sito del Salone del Libro, insomma, sul web si trovano ampiamente. Attilia, Marco, noi vi ringraziamo e vi veniamo a trovare dal 21 al 23. Buona giornata e grazie. Grazie.